Bentornato. Ho ricevuto molte domande in questi ultimi 20 giorni riguardo il mio precedente video sulla pompa di calore ibrida e per questo voglio fare una precisazione. Dividiamo intanto le pompe di calore in due famiglie, quelle per riscaldamento e quelle per la produzione di acqua calda sanitaria, giusto per aiutarti a capire. Quelle per riscaldamento sono costituite da una macchina esterna che è collegata alla tua centrale termica dentro casa. E quindi collegata al tuo impianto di riscaldamento per scaldare tutta la casa. Quelle invece per acqua calda sanitaria sono costituite da un bollitore da 100, 200, 300, 450 litri anche, con al di sopra una pompa di calore. Queste consumano solo 440 watt e sono collegate al tuo impianto sanitario, cioè alle docce e lavandini. Queste servono esclusivamente per fare l'acqua calda sanitaria. Per pompa di calore ibrida invece intendo un'unica macchina composta da caldaia e da pompa di calore. Quindi nella stessa unità interna devi collegare sia il gas metano che l'energia elettrica. È una macchina progettata per riscaldamento, quindi il primo caso. In molti casi produce acqua calda sanitaria con la caldaia e non con la pompa di calore. Vabbè, una scelta discutibile. Se invece stai valutando una pompa di calore per acqua calda sanitaria e non per riscaldamento, allora puoi tenere tranquillamente la tua caldaia oppure sostituirla con una di nuova in modo da fare il riscaldamento solo nel periodo invernale con la caldaia e utilizzare la pompa di calore per l'acqua calda sanitaria per 365 giorni all'anno in completa autonomia. Assorbe solo 440 watt, ma quanto consumerà? Consuma dai 180 ai 250 euro all'anno. Dipende da quante persone siete in famiglia e da quanta acqua calda utilizzate. Il consumo te lo dichiara il produttore nell'etichetta energetica e quindi mi raccomando, fatti dare l'etichetta energetica prima di firmare il contratto. Se vuoi ricevere in anteprima i miei nuovi video, allora clicca sul tasto iscriviti e sulla campanella a fianco. We'll be right back.